Ancora la parola a gente fina nel mondo di lavoro che mi farà vedere online, anche se questa mattina online immagino che tutti l'abbiamo già visto. Allora, salve a tutti. Adesso finalmente guardiamo la parete civica. Allora parlerò io, poi vi racconterà la parte di comunità, poi colleghi di la Civitella per la parte di servizio online, il responsabile ufficio stampa e comunicazione di Stato Zecchi per la parte di cantieri. E ripercorreremo alcune delle parole chiave che abbiamo sentito prima: la trasparenza, collaborazione, accesso ai servizi. Però vorremmo farlo passo passo con voi per questi ultimi 20-15 minuti più o meno, per poi fare dei tipi di lavoro per vedere insieme a voi quali possono essere gli istituti di questa piattaforma, perché oggi noi presentiamo quella che è la base su cui partire. Però nel 2015 quello che vogliamo fare con voi è capire come aiutarvi a collaborare attraverso questa piattaforma. Quindi adesso chi di voi ha un PC o un tablet, vi invito ad andare sulla parte di comunità e a visitare con me la piattaforma. Come vedete, la piattaforma ha una mappa dove ben visibili ci sono i progetti, le organizzazioni e i beni comuni. Andando scorrendo abbiamo una pagina riservata alle consultazioni pubbliche. La prima consultazione che abbiamo lanciato oggi è quella che ci aiuterà a migliorare la carta di comunità. La carta di comunità è un patto che vi chiediamo di sottoscrivere per creare il vostro profilo. Come vedete qui ci sono decine e decine di cittadini e siamo online da poche ore e l'abbiamo pubblicizzata dalle 16. Avete la possibilità di creare un vostro profilo, il vostro spazio digitale. Accedete in modo molto diretto, molto semplice. Io adesso accedo attraverso il mio canale Twitter, sperando che qui non sia un sblocco, accedo io. Ovviamente chi sa fare questo lavoro sa che potrebbe andare male, invece è tutto bene. Quindi adesso che la possibilità sono loggato, mi riconosce, la piattaforma mi riconosce e mi chiede se voglio andare nel mio profilo dei servizi online che vi farà vedere Pina o nel mio profilo dello spazio di comunità. A questo punto decido di andare nello spazio di comunità che ho già ovviamente riempito con alcune informazioni personali. Ho messo il link al mio blog, ho messo il link a Facebook, a Twitter, ho aggiunto una frase che secondo me può caratterizzarmi. In automatico viene creato un logo, un city branding della città di Bologna. Posso creare un blog in automatico, quindi qui vedete il mio primo post, però in maniera molto intuitiva vi faccio vedere, posso creare un post, posso raccontare del mio progetto, raccontando che tipo di progetto è, raccontando, mettendo link, geolocalizzando e automaticamente andrei nella mappa che vi ho fatto prima. Posso richiedere supporto, cioè posso chiedere ad altri cittadini di darmi una mano in base a quello che sono i miei bisogni. Posso cercare uno spazio, posso cercare delle competenze, posso cercare una collaborazione di vario tipo. Nel caso in cui io abbia delle relazioni formali con il Comune di Bologna per un banco, ho ricevuto una somma, ho ricevuto una sede, qui mi hanno chiesto di rendicontare quello che devo fare, per cui anche questo è uno strumento di rendicontazione e trasparenza. Cosa succede? Che abbiamo la nostra idea è quella di valorizzare il capitale sociale esistente a Bologna, sia quello che in qualche modo vede il comune come driver, sia la piattaforma della città metropolitana che vede così tanti progetti e organizzazioni attive. Andando infatti nella zona dei profili, oltre ai profili personali, possiamo creare i profili delle organizzazioni. Tra l'altro abbiamo visto che anche l'azienda sanitaria di Bologna ha creato il proprio profilo, altre associazioni, Ginger qui presente, insomma l'idea, Kilowatt come spazio di co-working, Urban Center, la stessa rete civica ha fatto un profilo qui dentro, insomma qui davvero siete invitati a creare il vostro profilo personale, il vostro profilo di organizzazione per in qualche modo valorizzare quello che già c'è esistente a Bologna. All'interno della sezione progetti, come vi dicevo,
ci sono tutti i progetti, c'è uno spazio per tutti i progetti cittadini. Immediatamente, già da ora, possiamo ricercare delle parole chiave che ci facciano in qualche modo vedere quali sono i progetti legati alle particolari parole chiave. Possiamo cercare progetti che cercano delle collaborazioni. Perché dico questo? Perché per adesso possiamo ricercare come parole chiave, ma nel 2015 prevediamo di fare un motore di ricerca che potrebbe assomigliare a quando Facebook vi chiede persone che potreste conoscere. Ecco, la nostra idea è quella di fare un motore di ricerca che vi metta in contatto con persone o eventi o interessi che corrispondano a quello che fate voi. Per esempio, Michele D'Arena, sottoscritto, è interessato agli Open Data, potrebbe essere che nel 2015 la rete civica mi manda una segnalazione per dire: Michele, ma lo sai che sabato all'Urban Center c'è un evento dedicato agli Open Data? Oppure: Michele, se abiti alla Bologna, ma lo sai che dietro casa tua è nata una social street? Quindi l'idea è di utilizzare uno strumento che è solitamente usato per fini commerciali, prodotti che ti possono interessare, invece per aumentare il capitale sociale della città di Bologna. Andando avanti, come vi dicevo, c'è uno spazio per partecipare dove potete accedere ai bandi, dove potete accedere alle consultazioni, come vi dicevo prima, potete commentare e votare i punti della carta di comunità, che è la carta che in qualche modo delimita i valori e se volete anche i doveri dei cittadini, degli abitanti della nuova rete civica, ma soprattutto potrete accedere anche a, quindi non solo a canali di dialogo che la pubblica amministrazione, in questo caso il comune, lancia verso i cittadini, ma potrete anche collaborare con i progetti che chiedono un supporto. Cioè l'idea è di dire: tutti i progetti, una startup ha bisogno di 40 persone che testano uno software, in questo caso il Festival di Yoga ha bisogno, andiamo a vedere, l'hanno compilato questa mattina, hanno richiesto materiale per allestimenti. Io all'interno di questa piattaforma posso, sono logato come Michele D'Arena, posso dire: ciao, io sono disponibile per questo e questo. Quindi senza passare necessariamente dal comune di Bologna, l'idea è di favorire una relazione orizzontale. Ultime due sezioni, quello riservato ai beni comuni, come sapete, come è stato raccontato prima, il comune di Bologna insomma ha questo regolamento per facilitare la cogestione dei beni comuni, abbiamo creato una sezione dedicata interamente a questo nuovo approccio. Abbiamo pubblicato tutti i patti di collaborazione che sono accessibili qui e tutti i beni comuni che sono stati, quindi ogni bene comune viene geolocalizzato. In questo caso c'è un giardino di via Bellettini, la descrizione del bene comune, la tipologia, lo spazio pubblico. Per riprendere un concetto che prima diceva Edoardo, abbiamo pubblicato anche su GitHub, che è questa piattaforma, insomma chi si occupa di queste cose la conosce bene, dove chiunque può riprendere tutto il codice che abbiamo usato per la rete civica. Per cui l'idea è che la rete civica la intendiamo come bene comune, perché da un lato vi chiediamo di firmare una carta in cui vi chiediamo di prendervi cura del vostro spazio digitale, dall'altro è un bene comune perché abbiamo pubblicato online tutto il codice affinché chiunque lo possa utilizzare. Ultima sezione, questa è quella riservata agli Open Data, in cui rendicontiamo in modo molto accessibile tutti i nostri dati pubblicati in maniera che permettono il riuso, e addirittura abbiamo pubblicato le API, anche qui un linguaggio un po' tecnico, però insomma tutte le API per utilizzare i dati rilasciati all'interno della comunità. Per cui questo permetterà a chiunque di utilizzare questa comunità come base per sviluppare qualsiasi altro servizio. Io credo di non aver perso nulla. L'ultima cosa che vi posso dire è che adesso passo la parola a Cristiano, che vi racconterà del sito, della parte di sezione riservata ai cantieri. Poi ci sarà qui la Civitella, come dicevo prima, poi faremo un po' di tempo assieme in gruppi di lavoro per capire come questa piattaforma, in qualche modo, perché tutte queste relazioni potenziali che abbiamo raccontato le abbiamo progettate noi. Abbiamo fatto dei alcuni workshop, però vorremmo da subito puntare al 2015 per migliorare questa piattaforma attraverso la nostra collaborazione. Parla Cristiano. Grazie.
Io vi illustro la parte cantiere, che è un sito dove che si troverà all'interno del comune di Pergola, in cui abbiamo potuto inserire in tutti i progetti, in tutti i cantieri materiali e immateriali che il comune di Pergola sta portando avanti, non una semplice vetrina, quindi tutti i progetti che ci sono, ma proprio un'idea di Bologna, di comunità e di dove sta andando la città attraverso tutti questi progetti. Partiremo nella parte di amministrazione pubblica. Qui si tratta del progetto che il Comune di Bologna e del Sole stanno portando avanti assieme. I lavori sono già iniziati nella primavera scorsa, porteranno a sostituire tutta la rete di amministrazione pubblica, quindi oltre 900 km di linee elettriche, 45.000 punti luci e 5.000 lampade. Tutto questo porterà naturalmente a un migliore efficientamento energetico e un migliore impianto di illuminazione a Bologna. Importante all'interno della mappa è capire passo a passo dove questi punti stanno nascendo. All'interno della mappa vedrete in questo caso il primo punto in cui si accede il primo progetto, che è la zona di Croce Coperta tra via Bambini e via Corticella, e questa settimana si illuminerà un altro punto con il via libera per un'altra parte della città. Molto importante, stiamo lavorando insieme alla Stark per accendere i progetti di questione civica. Faremo dei contest a partire dal prossimo anno, tra che sarà la primavera, per premiare chi avrà idee rispetto ai beni comuni nelle aree dove accenderemo questi nuovi impianti di illuminazione. Altra parte molto importante riguarda le riqualificazioni, riqualificazione urbana e riqualificazione delle scuole. Riqualificazione urbana scelto di mappare su questa mappa realizzata da OpenStreetMap tutto i grandi lavori, naturalmente il cantiere POC, che sarebbero tutti i progetti di iniziativa pubblica e privata realizzati all'interno del Comune di Bologna e i grandi lavori che devono essere realizzati. All'interno della mappa naturalmente troverete tutti i cantieri con punto per punto le schede tecniche degli interventi, le tempistiche e la stessa identica cosa replicata sotto in tutte le varie sezioni, spazio comunque da verificare i grandi lavori, ad esempio FICO, la fabbrica italiana di Montanilla, Italy World, con la scheda progetto. Presto inseriremo anche tutti i link che andranno a mappare il progetto per avere anche rendicontazioni e tempistiche e tutti i singoli progetti del piano operativo comunale in corso. Parallelamente alla riqualificazione della scuola e dell'educazione urbana abbiamo inserito la riqualificazione scolastica. Qui stiamo parlando di tutti gli interventi che sono stati fatti finora, quelli ultimati, quelli in corso, quelli programmati dal 2015 sulla scuola. Questo raccoglie una quarantina di milioni di euro di progetti che vanno dalla semplice, anche se non è banale, sistemazione di alcune scuole fino alla realizzazione di nuovi plessi scolastici e ampliamenti di attuali plessi scolastici. Anche in questo caso, così come per la qualificazione urbana, ci sono mappati tutti i progetti e singole scuole con la tipologia di intervento fatto. Area News, con tutte le notizie che abbiamo inserito negli ultimi due anni riguardanti questa tipologia di interventi e tutte le schede tecniche inserite all'interno del sito. Rifiuti differenziata, si parte dal grande progetto di realizzare le mini-isole interrate, 140 mini-isole all'interno del centro storico per raccolta dell'organico e del vetro. Il costo di realizzazione da qualche mese a questa parte fino al 2016, tutte le aree in questo caso mappate che si possono trovare all'interno delle singole zone dove sono queste mini-isole interrate, ma soprattutto l'intero sito rifiuti, quindi come si fa a determinare in quali aree, ad esempio carta e cartone, naturalmente coinvolgerà il centro storico ad orari nelle varie zone suddivise e naturalmente la mappa con la cartina di cosa mettere e cosa non mettere all'interno della nota differenziata. Stessa identica cosa naturalmente non solo il centro storico ma anche tutta la mappatura della città, dove cosa mettere nei cassonetti, dove inserire correttamente la stazione ecologica, naturalmente obbliga di
coinvolgerà 160.000 famiglie in YouTube più le istituzioni, aperte naturalmente a tutti gli operatori commerciali che volessero entrare a far parte di questa fibra ottica 300 mega. Il primo sono spinto per avere l'accordo, è stato posto. Quindi all'interno del nostro sito, per ora abbiamo trovato questi 5 sottositi di spiegazione dei progetti e nei prossimi mesi, nei prossimi anni, avremo nuovi progetti e nuove possibilità che rincontreremo su questo sito. Grazie. Gracias.
può entrare nella rete civica attraverso un'identità social oppure attraverso un'identità federa, quindi bisogna prima avere, procurarsi un'identità digitale e poi entrare in questo spazio. Io a questo punto faccio l'accesso con federa. Tra l'altro sì, federa è il sistema di gestione delle identità digitali adottato dalla Regione Emilia Romagna, quindi l'identità digitale federa è valida su tutto il territorio per tutti i servizi di Stato federati, per chi vuole cogliere questa opportunità può fare una credenziale federa ad alta finalità, quindi in fondo nel tavolo, nel desk in fondo ci sono le colleghe che possono rilasciare la credenziale federa. Con le credenziali federa potete avere accesso a tutti i servizi online offerti dall'amministrazione, mentre attraverso i social ci sono alcune limitazioni. Quindi io sono entrata adesso con l'utenza, appunto il mio collega che ha partecipato al gruppo di lavoro. La prima volta che entro in questo spazio, quindi nella rete civica, sono guidata dal sistema creare il mio confino di rete civica. Alcuni dati sono acquisiti in automatico, in questo caso il codice fiscale, di nascita che sono acquisiti dal sistema, dall'identity provider, altri come dati di contatto li posso fornire su base volontaria e questi serviranno poi all'amministrazione per garantire la relazione digitale. Altro diciamo, elemento gadget è il logo, il ladder basato sul logo di Bologna e che viene calcolato in maniera dinamica. Posso cambiarmi anche il colore e posso da questo spazio iscrivermi alla newsletter. Quindi questo è il mio account personale di rete civica. Una volta appunto che sono legata con Federa, ho a disposizione una sezione inferiore di questo del portale servizio online, che è la sezione miei dati, dove vengono presentate informazioni. Che l'amministrazione titolare e che li riguardano. Quindi questo è il mio profilo dal punto di vista dell'amministrazione. Quindi qui vedo informazioni sulle abitazioni di abitazione di residenza, quindi tutti i dati legati all'abitazione di residenza, dati catastali, utenze, in questo caso utenze interne e eventuali procedimenti edilizi collegati a quella unità immobiliare. Vedo i miei dati anagrafici e la composizione non solo i miei ma quelli di tutto il nucleo e vedo anche i miei contrassegni, perché i contrassegni si intendono con i contrapass per accesso al centro storico o per la sosta. Questa sezione è stata realizzata in maniera ulteriormente ampliabile ed espandibile, quindi per il momento sono state diciamo, integrate in questo spazio quattro fonti dati, ma con lo stesso metodo e con la stessa infrastruttura procederemo nel 2015 ad arricchirla, probabilmente a partire dai servizi scolastici. Ecco, vi invitiamo a questo punto a passare alla sessione di iscrizione e soprattutto a usare Scrivici per darci feedback dai vostri Thank you.
intanto la notizia è che in queste paio d'ore abbiamo 59 utenti, per cui mi sa che siamo sopra i 100 senza troppo centinaio. Vabbè, potete andare a vedere direttamente voi. Sì, e di questi 50 siete voi, ma questi 50 chiediamo di dividersi con tutti voi, in realtà diversi, piccoli gruppi da 4-5 persone e confrontarli, alimentarli chiaramente con questi video e scrivervi se non avete ancora fatto e raccontarvi la vostra attività, quello che ci prende oggi, quello che ci prende oggi. Creare un momento un po' atipico, mettendo assieme racconti di te,